Io dico la verità, io veramente sono voluta intervenire per fare delle precisazioni perché vi stavo seguendo Paolo Bergamo, al quale faccio i complimenti perché ha spiegato benissimo tutto quello Meno che c'era male. da spiegare. Può fare il Volevo però giornalista fare da delle grande precisazioni. lui. Sì, volevo però fare delle precisazioni su quello che poc'anzi ha detto il valente collega Paco D'Onofrio, che io conosco, è anche un caro amico, però ha detto delle grandi inesattezze, devo purtroppo dire la verità. E questo perché ha parlato di un sistema, perché in questo modo, sapete, si rischia anche di far passare un messaggio che è completamente sbagliato, ovvero sia, sentendo Paco, sembra che in quegli anni imperava un sistema della quale poi la Juventus ha soltanto, diciamo, ha soltanto usufruito di tale sistema e non è stata la Juventus a crearlo e ad essere la promotrice. Juventus e gli uomini della Juventus e tutti quelli che oggi stanno celebrando il processo a Napoli. In realtà, e c'è presente Paolo Bergamo, insomma, che mi potrà poi confermare quello che sto dicendo, in realtà lì non esisteva e non c'era nessun tipo di sistema. Voglio dire, il messaggio che passa è un messaggio sbagliato, perché io ritengo che le telefonate che Paolo Bergamo riceveva da parte di tutte le società erano telefonate amicali, amichevoli, di persone che si conoscono, di persone che stanno affrontando insieme un campionato e non penso che nessuno chiedesse favori a Paolo Bergamo e non credo che Paolo Bergamo desse favori e regalasse favori a No, Silvia, ma nessuno. questo l'abbiamo chiarito, diciamo No, forse. non è chiarito Antonello, perché da quello che dice Paco sembra che, no, perché lì è un sistema che forse non funzionava, che anche a livello sportivo non andava bene, e però la Juventus è stata penalizzata più degli altri, Però perché Silvia, non è io vero credo. Antonello? Allora, no, tu hai fatto bene a dirlo perché in effetti si è passato questo È un messaggio, hai fatto benissimo a distinguo che chiarirlo, è sentendolo da perfetto. casa è passato questo La messaggio, e allora precisazione è perfetta. Io volevo dirti doverosa. che io personalmente avevo colto un altro aspetto, Anch'io. cioè io avevo capito che Paco avesse detto se hanno condannato la Juventus come fautrice, ispiratrice di un sistema, beh a questo punto comunque i processi sono da rivedere perché non era Juventus, Devo dire semmai. una cosa, che in quel processo sono state condannate le persone fisiche a questo e devo anche ricordare, mi dispiace adesso ricordarlo, però purtroppo devo perché questo è il mio lavoro, ricordo che sono stati gli avvocati della Juventus stessa che hanno detto a noi va bene la retrocessione. Questo ricordiamolo, voglio dire, per chiarezza e per verità. No, no, Allora, vero, sì. vero. Qui succede questo, qui succede che Moggi, Fabiani, Bergamo sono stati additati come i promotori di un'associazione con finalità Scandalissimo. di frode sportiva e con le dichiarazioni che sono state fatte, che io tengo a precisare, sembra che, ma questo era un sistema che imperava, la Juventus come tutti gli altri ne ha soltanto usufruito. Non è così perché non imperava nessun tipo di sistema. Questo che sia chiaro, che poi la Juventus con i suoi avvocati ha voluto andare in Serie B e comunque prendersi determinate responsabilità, questo voglio dire, per onestà di cronaca dobbiamo Silvia, dirlo. noi ti ringraziamo Però tantissimo finiamo di spingere. per la doverosa precisazione, ti ringraziamo e speriamo poi di averti presto una volta magari con noi qui e ne Però parliamo ancora più volentieri. a lungo. Grazie mille per la